Può accadere che il giudice non tenga conto delle prove della difesa? E se sì, cosa si può fare? Te lo spiego in questo video. Ciao, sono Francesco D'Andrea e sono un avvocato penalista. Più semplicemente, assicuro la miglior difesa a tutti coloro che stanno vivendo un orrore giudiziario. Siamo a processo. Durante il corso del processo, noi della difesa abbiamo fatto rilevare le contraddizioni dei testi dell'accusa, ascoltato i nostri testi dimostrando le prove in favore dell'imputato, acquisito documenti cartacei a sua discolpa. Insomma, è stato fatto tutto a regola d'arte. Eppure il giudice condanna e in sentenza non menziona le contraddizioni dei testi. Dice che i nostri testi non erano attendibili e glissa sui documenti prodotti. Gli sforzi della difesa vengono liquidati adducendo che sono soltanto meri intenti difensivi, che le argomentazioni non hanno pregio probatorio, che le ragioni addotte sono argomentazioni irrilevanti. Eppure non è così. Può accadere che il giudice utilizza queste formule come clausole di stile, ovvero dei contenitori senza contenuti, non spiegando dunque il percorso argomentativo della sua decisione. Certo, può succedere e purtroppo succede spesso. E allora, a questo punto, cosa si fa? C'è da dire che secondo l'articolo 546 del codice di procedura penale, il giudice ha l'obbligo di motivare la sentenza e di spiegare per quali ragioni ritiene non attendibili le prove addotte dalla difesa. Pensiamo al caso di una falsa accusa che mi è capitata nel corso della mia esperienza giudiziaria. Una donna dice di essere stata abusata sessualmente dal marito. La violenza sarebbe stata consumata all'interno delle pareti domestiche, dopo che il marito, in preda ad un raptus di follia, le avrebbe strappato i pantaloncini e le mutandine e avrebbe abusato di lei. Noi della difesa abbiamo fatto rilevare al collegio giudicante che quella era una falsa accusa, che la sera stessa veniva chiamata una pattuglia dei carabinieri. Attenzione però, la chiamata vedeva la ragione dell'intervento non per violenza sessuale, ma la persona che chiamava diceva si tratta di una lite familiare. Inoltre, quando giungevano lì i carabinieri, trovavano la stanza in ordine e non repertavano i pantaloncini strappati, le mutandine strappate, né tantomeno rilevavano lividi, ecchimosi, ferimenti sulla donna. Stessa cosa poi si evincerà dal certificato medico. Ma la cosa più incredibile è che alla vista dei carabinieri la donna non lamenta di aver patito una violenza sessuale. Eppure il giudice scrive in sentenza che tutte queste cose non hanno rilievo, perché la signora aveva difficoltà linguistiche. La signora era straniera, è vero, eppure però era in Italia da un bel po' di anni e poi parlava anche inglese. E il giudice scrive era condizionata dalla presenza del marito e dei suoceri che erano presenti in casa quando sono arrivati i carabinieri. Inoltre, la difesa ha fatto rilevare nel giudizio di primo grado che la signora era portatrice di un interesse, ovvero che ella voleva uscire di casa e abbandonare il marito, ma non aveva i soldi per realizzare il suo sogno.
L'unico modo quindi era quello di denunciare per poter accedere in una casa famiglia e ottenere un risarcimento del danno. Eppure su tutto questo il giudice non prende posizione in sentenza. A questo punto quale sarà il rimedio? Il rimedio è quello di adire a un giudice di grado superiore e redigere nei termini stabiliti dalla legge un corposo e puntuale atto d'appello in cui si criticano punto per punto tutte le storture logiche della sentenza che ha travisato gli atti processuali e che ha disatteso le prove portate in giudizio dalla difesa. Si chiederà dunque al giudice di secondo grado, ovvero la Corte d'Appello, di porre rimedio ad una sentenza illogica ed ingiusta. Bene, se ti è piaciuto questo video, iscriviti al canale e sarai sempre aggiornato sull'uscita dei miei video. Se vuoi affidarmi il tuo caso giudiziario, allora chiamami e sarò pronto ad ascoltarti e ad aiutarti. Perché io sono Francesco D'Andrea e sono dalla tua parte.